Benvenuti all'appuntamento con Arte Impresa. In questo numero, un incontro tra artigiani del legno e la scuola. Da Cortona, un servizio dedicato alla scuola per genitori. Ancora una manifestazione di livello ad Anghiari, artigiani e il legno, qualcosa di artigianato vero, puro e di arte, aggiungo io. Sì, questa mattina è un incontro importante perché vediamo il mondo dell'imprenditoria, insomma i nostri artigiani e della provincia di Arezzo con gli studenti, anche gli studenti di Anghiari. E dunque questa sinergia fra il mondo studentesco e quello di imprenditoria è un qualcosa che secondo me è importante valorizzare. Il fatto che ci sia uno studio, una progettazione che venga dalla scuola e poi con questi prototipi, questi bozzetti vengono poi presentati a quelli che sono gli artigiani del luogo, anche per valutare se queste idee da un'idea può diventare non solo un progetto ma una produzione e anche una commercializzazione. Presidente Vannetti, l'artigianato artistico, quello vero, purtroppo con i tempi che avanzano si sta forse un po' rarefacendo, ma ce n'è sempre tanto qua ad Anghiari e in provincia di Arezzo. Allora, ce n'è sempre tanto qua ad Anghiari, soprattutto grazie anche a un istituto d'arte che negli anni ha formato tantissimi artisti e artigiani, però il fatto che si stia rarefacendo non credo che sia giusto. Io penso che sia invece uno di quegli aspetti che può diventare veramente una, come dire, una garanzia per il futuro di tanti ragazzi, perché nel mondo, anche in questi tempi, c'è sempre più bisogno di bellezza, di capacità, e coniugare la capacità, l'inventiva con anche l'imprenditoria è comunque una ricetta vincente che sicuramente porterà dei risultati importanti. Preside Tagliaferri la sua scuola qui ad Anghiari, è parte integrante di un felicissimo binomio o sinergia, come si dice oggi, per andare a cercare la vena artistica degli studenti e farli collaborare con gli artisti artigiani. Certamente, i nostri ragazzi del liceo artistico qui di Anghiari, una scuola che ha una tradizione importante, una scuola da dove sono nati gli artigiani che lavorano in maniera egregia, in maniera locale, cioè, ecco, siamo stati coinvolti in questo meraviglioso progetto. È un progetto molto semplice che vede ragazzi e artigiani, mondo del lavoro, collaborare insieme affinché le idee più innovative, più fresche dei ragazzi vengano fuori con degli oggetti, con dei prototipi. Questo può creare la possibilità di idee nuove proprio per gli artigiani stessi e un'opportunità per i nostri ragazzi per entrare in un mondo del lavoro che ha bisogno di idee fresche e innovative. Camera di Commercio sempre presente in queste iniziative che fanno tanto bene e alle classi che realizzano questi magnifici lavori, ma anche alla scuola. Sì, la Camera di Commercio ormai da anni segue le tematiche connesse all'artigianato e al rapporto tra scuola e mondo dell'imprenditoria. L'artigianato rappresenta un settore chiave della nostra economia, infatti soltanto nella provincia di Arezzo conta più di 11.000 imprese e è importante sottolineare che ogni 3 giorni nasce un'impresa artigiana, quindi queste tematiche sono fondamentali e noi continueremo comunque a sostenerle con il nostro contributo. In Italia una grande tradizione se si parla di artigianato, è lo stesso anche oggi nei tempi moderni? Sicuramente sì, è proprio la sfida di oggi quella di riuscire a coniugare sviluppo, futuro e valori artigianali. Io credo che il valore dell'artigiano non possa venir meno e sono certo che anche questo territorio, quel toscano, è in grado di fornire lavori eccezionali. Mi è stato comunicato la presenza di una scuola unica in Italia e sono contento di essere qui con voi per vedere e apprezzare il lavoro dei nostri ragazzi. È molto bello sentire dal Presidente nazionale questo giudizio molto positivo per Anghiari e la sua scuola. Conosce altre realtà? Sicuramente lei sì, perché gira tutta Italia. Sì, io sono, essendo lombardo bresciano, conosco la realtà lombarda, Brianzola. Ho avuto anche la fortuna di essere membro di una commissione regionale che ha validato le eccellenze delle imprese lombarde e certamente la realtà artigiana si sviluppa su tutto il territorio nazionale, ma questo toscano è un aspetto molto particolare, di ornato, di cultura della bellezza che solo la Toscana sa dare. Anghiari è un ottimo centro per la lavorazione artistica del legno.
Sì, è una delle poche eccellenze italiane rimaste, infatti il nostro impegno come Confartigianato è stato quello di affiancare la scuola per cercare di sviluppare questo progetto per far sì che questa eccellenza non venga persa. Infatti abbiamo iniziato già l'anno scorso questo percorso di sviluppo, di collaborazione tra scuola e imprese artigiane del territorio, che oggi si svolge la giornata conclusiva. Praticamente verranno presentati i bozzetti delle produzioni che i ragazzi hanno realizzato per noi imprese artigiane. Un'ottima collaborazione con il liceo artistico di Anghiari, ma c'è stato anche terreno fertile sugli studenti che seguono questo corso. Sì, è stata una cosa, guardavo proprio i bozzetti che hanno preparato, è stata una cosa veramente bella, perché vedere i ragazzi che sono venuti a fare le visite in azienda e in due ore hanno capito e realizzato poi dopo dei prototipi realmente producibili è stata una cosa, vuol dire che la scuola è veramente improntata poi al mondo del lavoro, non sono due cose completamente distaccate ma si fondono in una cosa sola, e questo è una risorsa importantissima per noi imprese artigiane. Confartigianato Arezzo, nel corso dei suoi 70 anni festeggiati in questo 2017, è sempre stata vicina agli imprenditori in tutti i settori, compresa la famiglia. È arrivata così ormai da 8 anni la scuola per genitori e anche in questa edizione continua ad essere itinerante nelle varie zone della provincia. Per il secondo appuntamento ha fatto tappa a Cortona e, portando avanti il motto crescere insieme, con la psicologa e psicoterapeuta Rosanna Schiralli si è cercato di capire quando è il momento di iniziare a preparare la valigia della sicurezza ai propri figli e soprattutto cosa metterci dentro. È difficile ma importantissimo, perché il viaggio verso l'adultità, quindi poi il viaggio che porta i figli a vivere la loro vita, è un viaggio fondamentale, importante, e non si può affrontare senza un'attrezzatura adeguata, quindi senza essere equipaggiati. La valigia della sicurezza riguarda questo, l'argomento di stasera riguarda questo, cioè quali attrezzi, metaforicamente parlando, vanno messi nella valigia della sicurezza e soprattutto da quando. Perché una valigia di questo tipo non si può preparare all'ultimo momento, cioè quando un figlio anagraficamente compie 18 anni e quindi dovrebbe staccarsi dalla famiglia e tanto altro ancora, ma va preparata paradossalmente, anche se può destare meraviglia, sin da quando un figlio nasce, anzi forse anche un po' prima. Cioè, è chiaro che quando noi aspettiamo un bambino, proiettiamo, no, su questo figlio che dovrà nascere già parte di noi, dei nostri desideri. Questa proiezione però deve avere un limite. Il bambino nella testa non può, non può essere distante dal bambino reale. Il bambino reale è un bambino con il quale dobbiamo fare tutto da capo. Il bambino nella testa a volte invece è il nostro bambino interno, e quindi già c'è un copione scritto troppo importante. Nel viaggio che andiamo a intraprendere, che vanno a intraprendere i figli, ci sono anche frustrazioni, ci sono anche delusioni, e spesse volte insomma il viaggio comincia a vacillare. In questa valigia ci possiamo mettere magari anche un vaccino, esiste un vaccino? Ovviamente la prima cosa che va messa nella valigia è il vaccino, come lo chiamo io, che poi è l'educazione emotiva, affinché il bambino possa affrontare all'esterno le frustrazioni, perché se noi non vacciniamo i figli, sono le prime delusioni, ma se noi li abbiamo abituati come piccoli imperatori che dettano legge, decidono loro, e i genitori sono gli schiavi di questi imperatori, poi il bambino, quando comincia a mettere la testa fuori, non tollererà e sentirà una ferita profonda quando subisce il primo smacco, no, all'esterno. Ma il vaccino dell'educazione emotiva consiste in una grande accoglienza, empatia, condivisione, ma anche e soprattutto di limiti, regole e confini.
quindi nella valigia della sicurezza vanno messe queste cose. Se non ci stanno entrambi questi, cioè se non c'è la dimensione dell'accoglienza, la dimensione delle regole e del confine, i figli non sono vaccinati, quindi non possono uscire da quello stato di pulsione per cui voglio tutto subito, a qualcosa di più gestibile che poi si chiama emozione e che può essere declinata.